Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Come vi dicevo, abbiamo ormai ripreso le nostre quotidiane trasmissioni, gli appuntamenti, e quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi qui in studio il segretario provinciale di Padova della Lega Nord, avvocato Andrea Ostellari. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ci sono tante tematiche che vogliamo affrontare insieme al nostro ospite, tanti gli stimoli, gli input da analizzare. E in primis, visto che ci troviamo al giorno prima, domani sarà la giornata molto importante, dopo tantissimo tempo viene organizzata a Padova, però per il territorio provinciale, ma anche regionale, insomma, aperta a tutti una festa della Lega Nord, che vuole essere una festa dei cittadini, della consapevolezza, della legalità, della voglia di giustizia. Insomma, una festa molto particolare, ma anche un momento di confronto. Ci saranno temi significativi presi con uno spirito diverso. La Gaetana. Esatto. Raccontiamo che cos'è. Allora, la Gaetana consente Intanto domani. perché il nome? Perché è Beh, circolato sì, magari. beh, insomma, tante polemiche ha creato anche questo, però tutto sommato fa bene anche Purché se ne parli, eh. ricordare il perché siamo arrivati a scegliere questo nome. Beh, innanzitutto Gaetana era una persona realmente esistita, non aveva effettivamente quel nome, nel senso, insomma, anagraficamente, ma era un nome che era evidentemente stato inventato nei suoi confronti. Ed era una signora che girava per Padova e che spesso, almeno nei racconti, insomma, che ritraggono anche il suo personaggio, era oggetto di disprezzo anche nei confronti insomma, dagli stessi cittadini padovani, che in qualche modo, insomma, dava fastidio, che ne so, non la volevano vedere, insomma, una donna sporca, povera e quant'altro. Bene, e perché nasce questa quindi idea di Gaetana? Perché la Gaetana per noi oggi diventa un simbolo anche di riflessione, diventa un simbolo del popolo, un simbolo di quel popolo che oggi si vede costretto, insomma, oppresso da uno Stato che non difende più chi vive qui, non difende più il suo cittadino, non difende più chi è in difficoltà e che molto spesso difende invece tutt'altro. E allora oggi la Gaetana per noi diventa un modello di confronto e abbiamo voluto con questo nome, insomma, ovviamente anche in maniera provocatoria, ma cercare anche un dibattito su quella che è la nostra storia, su quella che è anche la nostra identità e su quello che sarà anche il nostro futuro, perché non possiamo pensare a un futuro senza conoscere bene il nostro passato. E allora, tutto sommato, la Gaetana consente anche di parlare di Padova, consente di parlare di quello che a Padova accadeva dopo, cioè nel primo dopoguerra, e consente quindi di ricordare una figura che a Padova ha fatto storia e che oggi invece, grazie a questa trovata, chiamiamola anche forse più pubblicitaria, ma che consente ovviamente di effettuare un evento che da 15 anni circa a Padova non si faceva più e che consente alla Lega Nord di aprirsi alla città. Quindi, infatti, questo non è un evento chiuso, dedicato solo ai sostenitori e ai militanti della Lega, ma è un evento che vuole far conoscere alla città e a tutta la sua provincia chi è la Lega, cosa vuole fare, quali sono le sue idee e quindi creare dibattito e interesse. Quindi una Lega aperta a tutti, sempre più nel tessuto sociale, già lo è stato un po' per antonomasia, però vuole riuscire a cogliere anche quelle sfumature che prima potevano sfuggire. Una città che è diventata della Lega, come diciamo così, amministrazione, però per molto tempo non lo è stata assolutamente. Allora vedremo i punti di appeal e quelli invece su cui bisogna ancora lavorarci sopra. Però prima restando a questa festa che inizia venerdì sera, peraltro, quindi venerdì pomeriggio tardo, serata, va avanti fino a notte inoltrata e poi continua ancora sabato. Il parterre delle presenze quale sarà? E quindi come andrà ad articolarsi? Beh, vedrà diversi interventi che inizieranno dalle 19 fino alle 21, i primi che sono sostanzialmente interventi di salute istituzionale piuttosto che di approfondimento anche politico, piuttosto anche che culturale, da Adolfo Morganti che abbiamo invitato e che ha accettato questo invito, il presidente di un'associazione anche famosa di identità europea, e poi Alfio Krancic che è il vignettista famoso, insomma, che quindi ci consentirà anche di avere, diciamo così, una presenza anche creativa sul palco.
E poi ancora Gian Antonio Da Re, che è il nostro segretario nazionale, fino a Lorenzo Fontana, che è il segretario federale, vice segretario federale e europarlamentare. Poi inizierà ovviamente invece una specie di spettacolo, talk show, che vedrà anche insomma la presenza della... Lo seguiremo, ecco. Faremo seguire i nostri telespettatori attraverso i nostri canali in modo che possano vivere questi momenti. Ecco, no? Anche questo è interessante perché insomma è anche un motivo anche di orgoglio da parte nostra, insomma riuscire a far partecipare anche attivamente sotto questo aspetto. E lì ovviamente avremo la presenza del nostro sindaco di Padova, che è Massimo Bitonci, che quindi verrà interrogato anche su quella che è la situazione della città, della provincia e anche del suo ruolo anche come presidente della Liga Veneta. E poi ancora Luca Zaia, il governatore, quindi anche lui sarà sottoposto ovviamente a domande sulle questioni più di attualità. E per finire vedrà l'intervento di Matteo Salvini, che quindi chiuderà questa prima serata della Gaetana con anche lui l'intervento su un tema specifico, e poi a ruota libera insomma chiuderà con un suo messaggio su quello che sarà anche il futuro impegno della Lega Nord, non solo a livello locale ovviamente, ma anche a livello nazionale. Ecco, ci sono poi diversi temi che voi andrete a sviluppare, che sono i temi, io dico purtroppo, di attualità, ma perché passano i mesi e sono sempre quelli, sembra che non abbiano delle soluzioni. Tra le varie emergenze, adesso la vediamo tutti, è quella degli immigrati. E qui credo un po', chiedo anche un po' il vostro punto di vista, lei come segretario provinciale, perché la provincia di Padova è investita in pieno da questo fenomeno, dove da un lato abbiamo notizie chiare che dicono sono finiti i fondi, non riescono a pagare nemmeno le spese correnti che ci sono state peraltro, e si parla di cifre importanti. Dall'altro abbiamo questi progetti nuovi, tra il Primo Rock, la caserma vicino ad Abano, a Giarre, che deve essere aperta, quindi ristrutturata, altri interventi importanti, quindi necessità comunque di soldi. Però la popolazione, soprattutto in certe zone a vocazione turistica, effettivamente non è che la vedono bene. Perché? Perché quello che è successo dagli insediamenti precedenti non è stato un esempio di gestione della situazione. E poi non c'è un commissariamento vero e proprio, però di fatto sembra un commissariamento per quel che riguarda il ruolo almeno del ministro Alfano relativamente a questa questione, per cui si stanno muovendo delle carte in modo significativo. C'è preoccupazione, perché se non arrivano i soldi cosa succederà? Esatto, e quindi chiederei che cosa ne pensate voi di questa situazione? Beh, è una situazione che sostanzialmente oggi sta andando fuori controllo, quindi insomma lo Stato non riesce più ad affrontare un'emergenza che oggi noi abbiamo chiamato invasione, ma per forza, cioè anche nel nostro territorio di Padova e della provincia di Padova troppi sono gli esempi di gestione incontrollata di questo fenomeno. È impensabile continuare anche su Bagnoli a vedere, diciamo così, questi nuovi arrivi, ed è impensabile per Abano Terme, che è una città che lavora insomma con il turismo, pensare di poter ospitare e quindi gravare sul territorio con altri 200 arrivi in quella caserma. E bene hanno fatto e bene stanno facendo anche gli stessi cittadini, che non sono, voglio dire, razzisti, hanno cambiato il loro modo di vita negli ultimi giorni. Il problema è che effettivamente abbiamo uno Stato che fa finta di nulla, non riesce a capire quali sono le reali esigenze del territorio e sbeffeggia, e quindi se ne frega sostanzialmente di chi sta peggio e di chi soprattutto vive questo territorio. Ecco insomma anche qua un collegamento con la Gaetana, insomma, voglio dire, quello che passa con che passava con la macchina e se ne fregava della Gaetana e magari la mandava anche a quel paese non volendola vedere, oggi il governo e questo Stato sta facendo la stessa cosa con i cittadini, quindi se ne frega di poter dare a loro un aiuto, e magari per chissà quale altra ragione di costruzione di uno Stato alternativo, di costruzione di una comunità alternativa, intendono oggi invece aiutare questi che per noi, non in senso dispregiativo ma in senso oggettivo e realistico, sono
dei clandestini, non si sa da dove vengono, il 70% di questi vengono bocciati dalle commissioni nelle loro richieste di asilo diciamo, politico, e quindi effettivamente il problema c'è ed è molto grave, soprattutto oggi che appunto abbiamo saputo che appunto non ci sono più i fondi. Io voglio capire a questo punto anche le stesse cooperative che gestivano queste persone adesso cosa faranno? Cosa faranno loro e poi cosa faranno i cittadini nel momento in cui gli stessi rifugiati dovranno insomma uscire da queste caserme per andare dove? E questo è un grossissimo punto di domanda, credo che sia un grosso problema. Noi come partito abbiamo fin da subito diciamo detto no chiaramente a questo tipo di accoglienza, oggi però non possono neanche scaricare sui sindaci la responsabilità di una malgestione che è esclusivamente di matrice del governo, insomma. Quindi Alfano e Renzi si devono assumere le loro responsabilità di fronte a questa che diventa allora oggi sì veramente una tragedia, ma non solo per quelle persone che vengono ospitate in quel modo, ma anche per i cittadini che non possono certamente porre rimedio loro a un problema che è prettamente del governo. Ecco, secondo lei, perché appunto più volte la Lega ha detto respingimenti e quindi lavorare sui territori da cui provengono, altre forze politiche che abbiamo interpellato a questo riguardo con la medesima domanda dicono che è una cosa anche di fatto purtroppo reale, non ci sono governi che possano rispondere a un certo tipo di trattativa. È vero, tanto la Libia, fin tanto che aveva qualche forma di governo, una rappresentanza, eccetera, era un interlocutore. Non vado nel merito di che tipo di interlocutore, ma era un interlocutore. Sì, se questi governi, se questi non hanno governo, non si sa con chi interpellare, come fai a trattare la situazione in loco? Allora, che soluzioni possono essere adottate realisticamente, secondo lei? Perché poi i cittadini cercano delle risposte concrete, non teoriche, o neanche di buonismo, perché poi il buonismo è soltanto un boomerang, tutto sommato. Ma guardi, dal mio punto di vista e dal punto di vista anche di chi gestisce questo nostro partito e quindi insomma crea un po' la linea politica, riteniamo che il fatto che continuino ad arrivare solo ed esclusivamente in maniera così massiccia in Italia, effettivamente probabilmente un motivo ci sarà, non solo logistico e quindi attinente al fatto che l'Italia è una penisola facile da raggiungere, facile insomma per modo di dire, perché infatti poi abbiamo visto anche le tragedie che accadono in mare, ma evidentemente si sa che in Italia oggi è permesso questo tipo di arrivo ed è permessa questo tipo di accoglienza. Quindi evidentemente c'è qualcuno che ci lucra non solo qui da noi, ma c'è qualcuno che lucra anche nel paese di origine. Allora è chiaro che un governo forte, un governo capace di anche sedersi in Europa e dire esattamente qual è la situazione oggi vissuta in Italia, magari potrebbe essere anche capace di comunque instaurare un rapporto nei confronti di quei paesi, anche se in quei paesi, volente o nolente, insomma, ci sono dei governi, tra virgolette, che non sono probabilmente né legittimati né legittimi, ma che sono peraltro nati anche da guerre che qualcuno ha voluto fare. E allora è inutile che oggi ci si nasconda dietro un falso moralismo. Oggi noi non diciamo non aiutiamo chi effettivamente scappa dalla guerra, ma almeno dici chi sono questi, e soprattutto quelli che arrivano non possono essere solo ragazzi di 30 anni, cioè le bambine, i bambini o comunque le donne dove sono? Quindi questa è una domanda che ci siamo fatti, che facciamo spesso, ma che alla quale nessuno risponde. Ed evidentemente quindi c'è un business dietro tutto questo grande sistema che vede peraltro vittime gli stessi migranti. Infatti sì, sono cose abbastanza sconcertanti, però viene da sé da pensare questo. E adesso lei ha accennato al discorso anche dell'Europa, che ineluttabilmente viene presa in considerazione, perché ci troviamo un'Europa che nicchia, anzi sgattaiola via, a parte erige le muri, poi ognuno se li fa per conto proprio, da Calais la Francia è d'accordo con l'Inghilterra, adesso un altro muro, se virtuale, lo fa la Svizzera con gli italiani, perché di fatto crea un filtro incredibile con delle problematiche.
e tutti gli altri, c'è un bel cordolo dell'Europa orientale, tutti meno che noi che non possiamo farli perché siamo affacciati al mare. Ci sono stati incontri di Renzi, però non hanno sortito alcun effetto. L'ultima esclamazione che però spaventa un po' i cittadini: faremo da noi. Faremo da noi con quali soldi? Questo è il problema, visto che ecco questo, perché dopo alla fine i cittadini non è che vogliono vedersi le accise della benzina nuovamente aumentate o ulteriori tassazioni per gestire una situazione. Lei come vede l'Europa? Questa, è un'Europa? Questa Europa non è quella che pensavamo di avere, non è l'Europa che in qualche modo dovrebbe essere, diciamo così, un contenitore di più popoli, che in qualche modo dovrebbe aiutare nella diversità anche le singole nazioni che fanno parte di questo grande potenziale diciamo blocco di stati, ma in realtà è un'Europa che è gestita solo da poteri forti, da grandi banche, da grandi interessi che peraltro hanno contribuito alla grande crisi economica che abbiamo, perché poi alla fine ciò che noi subiamo anche a livello di imposizione, dalle leggi più strampalate a quella che riguarda ovviamente il tema, diciamo, più finanziario, sono prodotto dell'Europa così costruita. Quindi non abbiamo alcun futuro in questo modo. Noi dobbiamo ritornare a parlare un po' più di sovranità, evidentemente, a pesare un po' di più all'interno dell'Europa, e da quello che si vede, almeno dall'esempio che ci viene dato da questo governo, Renzi assolutamente ha fallito da questo punto di vista, quindi non solo non lo ascoltano, ma evidentemente lo lasciano pure solo, e poi quando dice sì, faremo da noi, ci preoccupiamo ulteriormente, insomma, non lo so cosa significa. Anche perché poi, da soli non è possibile assolutamente governare impossibile. Queste situazioni, non è possibile. A proposito di Europa, però appunto Salvini si è pronunciato, il segretario nazionale si è pronunciato chiaramente nei confronti dell'Europa, dicendo uscire dall'euro, uscire dal sistema Europa, no? Un po' come c'è stata la Brexit con l'Inghilterra, però l'Inghilterra è una situazione diversa, sia come PIL, e il nostro, ai noi purtroppo, è deludente, sia come moneta, perché va già una moneta diversa, e il discorso uscire dall'euro spaventa moltissimi cittadini. Perché? Perché chi ha dei risparmi in banca, sappiamo che l'italiano è dove può, finché può, è un grande risparmiatore, anzi i conti correnti degli italiani sembrano essere anche aumentati, perché chi ha lavoro spende meno, proprio dopo vedremo anche questo piccolo problemino. E come la vedete? Cioè, uscire dal sistema Europa, uscire dall'euro, cosa potrebbe comportare? C'è ancora questo, sembra essere stato ribadito anche recentemente, no, da Salvini, questa volontà? Sì, è assolutamente fondata secondo noi, perché cioè incutere paura o comunque prospettare che l'uscita dall'euro possa comportare, diciamo così, un disastro finanziario anche per tutti noi non è fondato. Come non lo era nemmeno per quanto riguarda la Brexit, cioè anche lì avevano creato un terrorismo psicologico ad hoc per evitare che potesse vincere. Però la lira non avrebbe alcun tipo di valore, cioè ci si troverebbe coi conti correnti letteralmente dimezzati. Questo, ma questo lo chi lo dice? Questo lo dicono degli economisti che poi, guarda caso, sono sempre legati a un vecchio sistema, o meglio il sistema attuale che tiene in piedi questa Europa. Quindi è tutto un interesse che voglio dire, bisogna smascherare quella parte e cercare di far capire che in realtà il ritorno al passato potrebbe essere, diciamo così, ottimo per ricostruire un futuro migliore. Per essere più competitivi, quindi. Per essere più competitivi, per contare di più. E dentro, in questo contesto, l'abbiamo visto con Renzi, l'abbiamo visto con i governi precedenti, non conti nulla e quindi è inutile rimanere all'interno di questa struttura così com'è. L'Italia riceve dall'Europa quanto dà oppure no? L'Italia non riceve dall'Europa quanto dà, ma in più molto spesso
poi qui ci sarebbe un discorso insomma anche amministrativo da fare, molte amministrazioni non riescono nemmeno ad avere dall'Europa quello che in realtà l'Italia trasferisce all'Europa, e questo per problemi di burocrazia. Ma che cosa noi abbiamo dall'Europa in cambio di tutto ciò che siamo stati costretti a rinunciare, quindi alla nostra sovranità, alla nostra moneta? È una domanda che io spesso mi faccio, ma non vedo risposte positive, sinceramente. Io ricordo prima dell'entrata in Europa che cosa significava e che cosa aveva, diciamo così, anche di potere d'acquisto, e che cosa significava anche il nostro risparmio che riuscivi a fare come famiglia, una famiglia media nostra, veneta piuttosto che italiana, riusciva a risparmiare. Oggi non riesce a risparmiare più nulla, perché quel cambio maledetto della lira euro ha effettivamente provocato un danno mostruoso, e poi oggi comunque all'interno di questo sistema tu sei costretto a seguire determinate regole che loro impongono, e non si riescono più, diciamo così, a superare in questo modo. Quindi la nostra alternativa è un'alternativa che almeno prevede uno sbocco diverso. Poi è un'alternativa come quella che lo stesso Salvini ha prospettato, anche di una tassazione unica, quindi una rivoluzione anche fiscale. Anche lì c'è chi dice no, è impossibile. E perché dovrebbe essere impossibile? Questo è interessante, parliamo anche della tassazione, però voglio avere un po' di tempo a disposizione. Allora andiamo prima in pubblicità, pochi minuti, poi parliamo della proposta appunto di questa fascia unica di tassazione, della fattibilità o meno. Lei poi venendo dal mondo legale certe cose le conosce, quindi se questo dovrebbe implicare anche una rivoluzione dal punto di vista legislativo, un intervento legislativo importante dal punto di vista della fiscalità, che sappiamo già che è un mondo abbastanza complesso. Pubblicità, pochi secondi.